Eccoci pronti per provare la nuova collezione Beauty Aurore di Kiko, appena uscita. Vi dico che ho già provato qualcosa e fino adesso sono rimasta entusiasta. Allora, andiamo a provare soprattutto la base, che è quella che mi incuriosisce di più, che ha incuriosito anche un po' tutti. Allora, mettiamo un cerchietto e andiamo a provare la base. Allora, ho messo un primer, quello di Neve Cosmetic, quindi un primer tranquillo che mi lascia una bella base idratata. Andiamo a provare lui. Lui dice di essere una tinta base e andremo appunto a provarlo per vedere come rende sulla pelle. Sapete che a me piace questo effetto veramente delicato, quindi facciamo proprio le cose alla buona in modo da vedere come performano i prodotti. Allora, oggi utilizziamo la luce, quella naturale, quindi vedrete delle ombre in naturale sul viso, ma perché sono fuori e c'è molta luce, quindi sentirete anche un po' di rumori. Ma volevo proprio vederlo così come performa. Allora, questa tinta base che io possiedo nella colorazione 01 è praticamente bianca. È fantastica perché lei si adatta praticamente al colore della nostra pelle. Vado proprio a metterla con la spugnetta, come si farebbe con una semplice, ma è anche molto adatta a essere utilizzata con le mani. Quindi andiamo a farlo proprio alla buona per vedere il risultato. Intanto vedete che è molto, molto. Sta cambiando colore, sta assumendo il mio tono. E vado a stenderla con la spugnetta bagnata. Dice di essere leggermente idratante e lo è, perché io l'ho già indossata un po' di giorni fa. Mi piace perché dura tutto il giorno, non ha proprio questo aspetto super coprente, quindi a me piace quest'idea di base molto molto trasparente, che mi vada comunque a correggere un po' le imperfezioni, ma nello stesso tempo mi lasci comunque la pelle idratata. Questa la consiglio adesso che arriva l'estate. La pelle è veramente molto, molto rimpolpata. Contiene acido ialuronico e contiene squalano, quindi a me piace l'idea. Poi comunque assume il colore. Se voi vi abbronzate, stavo vedendo se mi va a segnare i pori, direi di no. Allora, lascia il viso leggermente appiccicoso e infatti andrò poi a fissarlo con una cipria e mi piace l'idea. Ho già messo un leggero correttore, ma ne voglio mettere uno proprio super natural, che è appunto questo di Nabla. Giusto così, il Re Generation di Nabla, e vado a fissarlo a stenderlo leggermente con la mia spugnetta bagnata. Allora, vi posso dire che alla luce naturale, sto guardando, non enfatizza i pori. Non ha un aspetto super coprente, ma mi piace proprio l'idea di sentire questa pelle bella nutrita e idratata. Quindi lui promosso. Adesso, prima di fissare, andiamo a mettere il contouring che io possiedo nella colorazione 02. Lui veramente è un prodotto sconvolgente, che ha questo scovolino, e andiamo proprio a metterlo così. Vado anche qui a farmi un po' di contouring e anche un po' qua, e mettiamolo anche qui. Allora, questa colorazione mi piace perché è fredda, si chiama Cocoon e adesso vedete sfumata com'è bella. Questo pennello che vedrete in un haul, vado proprio ad usarlo come contouring. Allora, lui si sfuma facilmente
Prendo un pennello da blush. Allora, guardate come si sfuma bene. Quello che vi posso dire è che dovete farlo in modo molto veloce. L'altro giorno l'ho provato sopra un fondotinta vero e proprio e vi posso dire che va meglio. Adesso in questo modo ha la tendenza a sparire con la pelle, quindi vedete non ha un grosso, non mi lascia molto, quindi io adesso vado a fissare con la cipria e poi lo vado a mettere dopo, poi siamo qui per provare e quindi andiamo a vedere come performano al meglio. Utilizzo una cipria della collezione Green Me, questa qui che mi è piaciuta tantissimo, mi sta piacendo tantissimo, che è proprio lei. La vado a stendere con un pennello su tutto il viso. Mi fissa la mia base, non va a segnare. Mi piace molto questa cipria perché non è coprente. Non dà problemi, non segna i pori e mi piace molto. Ok, sotto l'occhio vado ad utilizzare di questi bellissimi dischetti che sono, che li vedrete poi in un video che pubblicherò in questi giorni, vado proprio a prelevarle in questo modo. L'unico difetto di questi prodotti della Green Me è proprio il discorso che non hanno lo specchietto. Sono ottimi, quindi anche per le pelli ogee non vanno a segnare, ve li consiglio. Poi se avete la pelle sensibile vanno proprio a rendervi giusto l'opaco. Allora, adesso vado a rimettere la nostra terra, il nostro contouring. E vado a riprovarlo, vado a rifare questa cosa e andiamo a vedere. Ecco, si ragiona, vedete che sopra la cipria è perfetto, quindi vado proprio a usarlo da contouring. Vedrete questo pennello in un prossimo haul, pennello a zampina di gatto. Quindi vedete che bello. Molto bello. Ok. Mi piace tantissimo. Mannaggia, questo pennello è meraviglioso. Che bello l'effetto, sentirete c'è arrivato il vento perché io ho deciso di mettermi fuori giustamente e niente, andiamo anche a metterlo di qua, vedete che bello che caldo ma anche freddo. Non aranciato, quindi ho dato le carnagioni anche un po' chiare. Vado a scaldare anche qua, un po' qua. Quindi sì, direi sopra la cipria. Quindi questa base va fissata. Mi piace per l'estate l'idea che di non avere un fondotinta che mi opprime. Mi piace tantissimo, guardate. Devo anche metterlo un po' qui. Si sfuma velocemente, però con la cipria praticamente vediamo che va proprio ad aggrappare bene. Che bello quest'idea. Allora io lo fisserei con un po' di polvere. Questo ve lo consiglio per l'estate, anche su pelle nuda. Io ho voluto provarlo. L'altro giorno l'ho provato su pelle nuda ed è spettacolare perché è proprio questo colore freddo.
difficile che Kiko faccia i colori freddi, quindi direi che mi piace quest'idea. Allora vado a prendere la cipria della Beauty Essence, la cipria, scusate, il bronzer, che era appunto nella colorazione Cocoon, che era proprio la 02, e vado a stenderlo con un pennello da cipria, in modo proprio da utilizzarlo come terra fredda. Questa terra mi è piaciuta tantissimo perché ha proprio questo aspetto cremoso. Quindi va, guardate, a scaldarmi. Che bella, ragazzi. Guardate che bello l'effetto. Se riuscite a vederlo, a me piace tantissimo. Poi messo col pennello della cipria, ha il suo perché. Vedete che già il viso è caldo e ha questo bellissimo aspetto sano. Bellissima, anche lei fantastica. Trovate qua sotto, se ho tempo, il link di tutti i prodotti, così potete andarli subito a cercare sul sito. Questi li trovate ancora. Poi della nuova collezione, se vi ricordate, avevo preso il mascara blu e l'eyeliner blu. Allora, prendiamo la palette e facciamo un look sugli occhi. Intanto vi posso dire che ho fissato le mie sopracciglia con uno dei prodotti che adoro. In questa collezione c'era anche la matita per le sopracciglia, ma questa è quella della Green Me, nella colorazione 102. Però a me piace tantissimo. Allora, andiamo a prendere la palettina che ho comprato, che è appunto quella nella La 02, tanto bellissimo il packaging, mi sta piacendo, è comodo, eh? La 02 che era proprio la All My Color, che era proprio questa, questi toni del blu. Mi sta piacendo anche tanto la 01, chissà che non ne facciamo. Allora, voglio subito provare la base, non metterò il colore chiaro. Ma parto subito con questo. Allora, pennello di transizione, vado a prendere questo rosa e andiamo subito. Vediamo. Quindi vado a fare una sfumatura bella alta. Se potete vedere già scrive molto, non macchia. Molto carino, vado con il colore chiaro, questo, vado a sfumarmi un po' il tutto, ad amalgamare un po' questo rosa. Adesso vado con il blu, questo blu strepitoso, e lo metterei in questo caso qui. Allora, lui tende a macchiare leggermente. Ma perché io sto usando un pennellino molto piccolo e vado a creare questa cosa che adesso andrò a sfumare. Vado a farlo anche dall'altra parte. Bello. Ora prendo un pennellino da sfumatura e vado a sfumarmelo leggermente, però un pennellino da sfumatura non troppo ampio. Prendo ancora un po'. È arrivata la bufera. Questa domenica avevo voglia di provarlo con voi. Poi prendiamo questo grigio, un po' più scuretto, vado a intensificare un po' e vado di nuovo a sfumarlo.
Prendiamo le liner, poi andiamo sotto e continuiamo questa sfumatura. Le liner vado a metterlo nella mia sfumatura in modo da accompagnare il colore. Poi prendiamo un piccolo pennellino e vado a sporcare anche un po' la rima. Poi con il blu della palette, questo blu, intensifico la mia riga di eyeliner. Vado anche a farlo di là, quindi stessa cosa, eyeliner. Ecco qui, molto bello, molto facile da utilizzare. Sporchiamo anche di qua con il pennellino. Il blu intensifica un sacco gli occhi. Poi prendo l'ombrettino blu e vado a sporcarmi. Vedete che ha fatto un po' di fallout? Vado leggermente a pulire. Bello, questo eyeliner. Non mi dà problemi. L'ho già indossato in questi giorni. Mi sta piacendo. Guardate che bello il risultato. Allora, adesso andiamo a dare questo colore strepitoso e lo darei proprio al centro, proprio così con le dita. Lui è molto sfaccettato, molto molto bello. Non uso colle, proprio per vedere questa palette come rende, molto bella, ragazzi. E poi bella proprio l'idea di questa sfumatura così. Poi prendiamo un piccolo pennellino e vado ad utilizzare questo bianco come punto luce. Poi utilizziamo la palette per dare ancora un po' di calore al viso. Che guardate questo punto luce. Vengo un po' in qua, guardate che bello. Mi sta piacendo. Metto il mascara che avete già visto in funzione. Utilizzerei quello blu. Che dire di questo mascara? Come vi ho detto, mi è piaciuto tantissimo. Questo scovolino avvolge le ciglia e le divide bene. Pensate, una passata sola e guardate che bello. Poi è molto elettrico e diciamo che mi piace tanto l'effetto. Togliamo questo cerchiettino. Perché poi le dà un volume pazzesco, pazzesco. Ok, allora scaldiamo un po' il viso. Il viso utilizzo la palette della Beauty Essential, questa palette che sembrava poco scrivente, alla fine mi sta veramente piacendo. Allora utilizziamo questo, un po' di calore. Questo fard, di questo rosa antico si sposa molto bene con il contouring che abbiamo messo. Molto raffinata questa palette, molto fine. Ero titubante se comprarla, però alla fine mi piace per l'aspetto che dà. Allora utilizzo questo che non è assolutamente, mettiamo anche qua,
direi che è molto carino. E l'illuminante. Molto carino. Lo mettiamo anche un po' qua, un po' qua. Direi che è carino, ragazzi. Anche di qua. Proprio poco, che mi piace che l'aspetto sia così. Mi piace. Anche questa palette ve la consiglio. Poi se volete dargli un tocco caldo potete con la terra. Io adesso voglio lasciare questo aspetto freddo per evidenziare il contouring, che è spaziale. Spaziale le liner, spaziale il mascara. Che dire, che dire. Io sono pienamente soddisfatta. E direi che il look è bello. Mettiamo il rossetto. Allora, il rossetto che ho preso io è lo 06. Sono curiosa di indossarlo. Sono curiosa perché dallo swatch che avevo fatto sulla mano durante il video avevo notato che durava tantissimo. C'è anche lo scovolino di questi matte che vi permette proprio di non utilizzare la matita. Vi posso dire che lo swatch di questo matte praticamente era burgundy, come l'avevo fatto. Guardate proprio così, senza luce, su di me il colore che ha preso. È diventato questo rosso ciliegia pazzesco e direi che come Luca anni 70 avrebbe una bella coda alta. E guardate questo look, un bel paio di orecchini grandi. E direi che, allora, vi posso dire che è molto confortevole questo numero 6, più bello e molto acceso su di me. Stranamente è diventato un po' più rosato. Qua sta arrivando il vento, mi sta portando via le mie orchidee, ma oggi avevo voglia di stare con voi. Allora, che dire di questa collezione? A me è piaciuta la palette, è piaciuta per la comodità, è piaciuta per i colori. Chissà se non darò la chance anche alla 01. E l'altro giorno l'ho indossata, è durata fino a sera, non si è mossa, fa un po' di fallout, ma se andate piano e si sfumano molto bene tra di loro, quindi consigliatissime, soprattutto per queste vacanze dove vogliamo portarci via qualcosa di leggero e che ne so, anche per tutti i giorni, nonostante questo secondo me è per dei look estremi, ma mi piace l'idea di questo blu con questo allure un po' metallizzato, che però non risulta troppo strong, quindi mi è piaciuta anche lei. Il contouring, che dire, mi piace questo aspetto freddo. Mi raccomando, sopra la cipria perché lui si fissa e non si muove più. Quindi questa collezione ci è piaciuta, strepitosi anche le liner, il mascara. Avendo il burro di karité non mi ha dato problemi, è formulato bene. Di solito i mascara di Kiko mi fanno bruciare gli occhi, ma forse darò una chance anche al nero, perché è veramente molto bello questo scovolino curvo che va proprio ad avvolgere le ciglia. Quindi veramente strepitoso, dategli una chance. Kiko finalmente ci hai dato, almeno per me che sono allergica, un mascara. Per oggi quindi vi saluto, grazie di essere rimasti con me. Date una chance a questa collezione perché ne vale la pena. Wow!